Astemio. Una figata. Arrivata l'aragosta. Poi campai campai. Pizza al Tom Yong Kun. Alla salute. La nostra gnocca di bambù si è fatta tipo 20 foto alle tette per sbaglio. Sì, che bello. La giornata non poteva che iniziare con il caffè. Buongiorno a tutti ragazzi. Guardate quante cose buone, ci sono anche i lici. Mi hanno detto che questi non sono i lici ma si chiamano Ngo. Non lo sapevo, vabbè, ne assaggio. Oh mio Dio ragazzi, questo posto è bellissimo. Che cos'è? Questa è l'isola che si chiama Bamboo Island. Come potete vedere, guardate che meraviglia. È di una bellezza indescrivibile. Sembra di essere sull'isola di Lost, non so se rende. Comunque, isola di bambù è ovviamente piena di gnocchi di bambù e anche di questi simpatici animaletti. Non sono carini? Mamma mia, sembra un serpente, guardate com'è grande. Però che colore meraviglioso che ha, che ne dite? Guardate che figo. Vabbè, comunque adesso ci spostiamo dall'isola dei bambù su un'altra isola. Guardate che meraviglia questa isola tropicale. C'è il bosco e laggiù a 5 metri c'è la spiaggia. È veramente meraviglioso. Sembra di essere nel libro della giungla. Che avventura ragazzi. Poi ci sta di un bene. È bello freschetto ma anche caldo. È pieno di animali qui, eh. La Thailandia ha veramente delle spiagge meravigliose comunque. Vabbè ragazzi, adesso ci spostiamo sulla nuova isola che è Phi Island. L'isola Phi. Bene ragazzi, siamo arrivati a Phi Island e adesso ci facciamo un po' di immersioni qua tra tutti i pesci. Oh mio Dio, una figata. Questa praticamente sarebbe la spiaggia con tutte le scimmie. Ma voi lo riuscite a vedere? Guardate laggiù. Scimmia. Guardate che carina. Guardate che posto meraviglioso. Sembra di essere su un film. Che bello. Ti piace? Ti piace? Sì. La nostra gnocca di bambù si è fatta tipo 20 foto alle tette per sbaglio. Sì. Sì. Guardate che meraviglia ragazzi. Wow. Ragazzi, è arrivato il momento di fare pranzo con un bel riso col curry di pollo, un'insalatona con anche delle fette d'anguria e anche del pollo fritto. Quindi direi che c'è da mangiare abbastanza per la dieta di oggi. Vabbè, buon appetito ragazzi. Ci si vede dopo pranzo che andiamo su un'altra isola. Guardate, mi sto divertendo veramente tantissimo qui a Phuket e sto vedendo un sacco di spiagge veramente meravigliose. Quindi veramente, se vi capita di venire in Thailandia dovete assolutamente andare a vedere queste isole. E non mi pagano per dirlo. A dopo, buon appetito. Guardate che meraviglia questo posto. Poi adoro queste montagne tutte rocciose. Wow, che bello, paradisiaco. Long Island e poi di qua abbiamo Kai Nui. Kai Nai here. Kai Nai. Oh, so many islands. E c'è anche un grande micio. Vabbè, abbiamo visto comunque quattro isole e ci siamo divertiti veramente un mondo. Vabbè, adesso si risale e si torna a Phuket. Comunque veramente mi sono divertito tantissimo oggi. Vabbè, adesso saliamo sulla nostra nave e si torna a Phuket. Che voglia di aragosta questa sera a cena. Stasera si va a mangiare aragosta. Yuhu! Rimanete con me per la prossima parte del video. Vabbè, mangiamoci un ananas. Woohoo! È stata veramente una giornata indimenticabile, ma non è ancora finita. Vabbè ragazzi,
ragazzi, meglio che spenga la registrazione, perché qua mi sa che mi bagno la telecamera. Quindi bye bye, a dopo. Ed eccoci tornati al porto. Adesso si va a cenare. È arrivato il momento del mio drink quotidiano analcolico. Beh, insomma. Ma guardate che bel posto comunque, ragazzi. Niente male, no? Vabbè ragazzi, alla salute. Beh, praticamente avevo detto prima che volevo andare a mangiare un po' di aragosta e i miei amici giappi mi hanno trovato il miglior ristorante che si può. Quindi non dite che i giapponesi non sono fantastici. Vabbè, andiamo. Pronti per la cena? Si parte! E adesso andiamo in questo ristorante a mangiarci una buonissima aragostona. Adesso decidiamo che cosa mangiare. Lo so, un po' macabra la cosa, però goodbye. Io l'ho già fatto l'aperitivo, quindi non mi sembrava il caso di fare di più. Quindi giusto un dry martini così, in allegria, visto che sono astemio. Finalmente si mangia. Assaggiamo anche i cocktail di gamberetti. Buon appetito ragazzi. Assaggiamo questo granchietto. È veramente buonissimo ragazzi. Se non avete visto il video dove sono andato a mangiare a Kanidoraku, andatevelo a vedere, ve lo lascio qui. Intanto qua si sta riscaldando l'altro pezzo di granchio. Guardate che mega pezzettone di granchio. Intanto la tipa continua a fare la sua performance. Non sapete che profumo. Wow ragazzi, è arrivata l'aragosta al formaggio. Non vedo l'ora di assaggiarla. Guardate che aspetto mega magnifico che ha. Guardate quanto è grande rispetto alla mia piccola mano. Vabbè ragazzi, assaggiamo questa aragosta. Guardate che pezzettone d'aragosta, me lo mangio per voi. Veramente buona. Vabbè ragazzi, adesso spengo perché questa aragosta merita di essere gustata in pace. Quindi ci vediamo dopo cena, o se non ci vediamo dopo cena perché sono troppo ubriaco, buonanotte e tanti abbracci da Seba. Sono ubriaco, quindi è il momento giusto per gustarsi una bella crepe con la Nutella. La nostra gnocca di bambù anche si è presa un bel gelatino. Buongiorno ragazzi, la giornata inizia con una buona ciabatta dello Starbucks. Così facciamo un po' di colazione. Bella calda, assaggiamola. Mmm, che buono. E non poteva mancare anche un buon caffè americano freddo. E una donut, perché sono a dieta, quindi una donut piccola al cioccolato. Assaggiamola. Comunque io devo dire che mangio sempre tantissimo. La mia amica si è anche presa il peluche dello Starbucks Thailand, carino no? E adesso andiamo a comprare un po' di regali per i miei amici giapponesi. Sapete che non possono mancare gli omiyage quando torno dalle mie vacanze fuori dal Giappone. Guardate che carino questo, lo potete mettere alle carte, lo potete attaccare alle chiavi e potete scrivere le note. I miei amici hanno detto che questo è un po' inquietante, a voi piace? A me sembra carino. E questo penso che sia da appendere sulle porte. Carino tutto sommato, no? Questo per l'aereo. Comunque devo dire che comprare i regali per i miei amici giapponesi quando sono in vacanza è sempre un problema. Guardate questo che figo che fa, crac crac. Guardate che carina anche questa borsetta. Questa qua le piacerebbe a mia zia, così così gliela compro. E qui Hello Kitty versione indonesiana. Abbiamo trovato il modo più economico e facile per soddisfare 40 amici comprando i pochi versione mango. Bene bene bene. Tutto questo per 1600 yen. In realtà c'erano anche al gusto banana e cioccolato con sopra questa scimmietta. Comunque direi che costano veramente poco e penso che sia una cosa carina per i pochi della Glico. Quindi è una marca giapponese, però c'è questa versione dei pochi con questi gusti che ci sono solo in Thailandia, quindi sicuramente i clienti del mio amico saranno contenti e anche i suoi colleghi di lavoro. E adesso andiamo a mangiare la vera pizza napoletana a Pizza Hut. C'è anche la nostra dorata pizza al Tom Yum Goong. Bene, entriamo con i miei amici giappi ed ecco che è arrivata la pasta al gusto frutti di mare. Presentazione carina, direi, non male. Ieri mi avete chiesto perché non mi faccio vedere mai nei video, nei miei video. Perché questo canale è come un videogioco in prima persona, ragazzi, con qualche cutscene in CGI con me ripreso da dietro, così lo sapete. Vabbè, adesso assaggio questa pasta che la stanno mangiando un po' tutti. Itadakimasu.
Ed ecco qui anche un po' di pollo. Ed ecco qui che è arrivata la pizza al Tom Yum Kun. Non vedo l'ora di assaggiarla. È arrivata anche la pizza ai peperoni, ossia al salamino piccante. Quante cose buone. Assaggiamola ragazzi, assaggiamo la pizza al Tom Yum Kun. Che vabbè, in realtà l'ho già mangiata a Bangkok, però ho grandi aspettative. Siete pronti per l'assaggio? C'è anche la salsa piccante, assaggiamola con la salsa. Mi hanno chiesto quando l'ho ordinata se mi va bene che sia piccante, quindi oh mio Dio, è veramente piccante. Però non è male, ha il sapore di mentaico. Ecco la pizza con i peperoni, assaggiamola, sarà bella piccante, ve lo dico subito. Itadakimasu. Niente male, è più tipo una focaccia, però non mi dispiace. Il salamino è buono. Beh ragazzi, è venuto il momento di farci un bel drink, perché è il momento della happy hour. Quindi mi siedo comodamente su questa sedia e mi godo un drink dalla piscina. Thank you. Yeah. Bene ragazzi, è arrivato il momento della happy hour, ovviamente analcolica e c'è solo tequila. Quindi alla salute e buona bevuta a tutti. Kanpai. È arrivata anche una piña colada. Vabbè ragazzi, dopo tutti questi sforzi direi di prepararsi per cena. Che giornate impegnative. Oh mio Dio. Vabbè, sono contento che non ho rotto la fotocamera. Si fanno dei passi avanti, direi. Vabbè, per fortuna la stanza è già subito qui, quindi a posto. Ore 3:24, ora di andare in aeroporto. Mamma mia, che stanchezza. Salutiamo così la piscina dell'hotel. Ciao. È arrivato il momento di fare il check out. Ricordatevi di non portare i Dorian a fare il check out. Ecco qui che è già qui il taxi. Vabbè ragazzi, io sto per partire, spero che il mio video di Phuket vi sia piaciuto, scrivetemelo nei commenti per favore. Un abbraccione da Seba e grazie sempre per guardare questi video. Ciao ragazzi! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram, posta un sacco di cose interessanti.